Non si può dire che abbiamo la sfera di cristallo, ma alcuni mesi fa affermammo che c'era bisogno di una legge che regolasse il passaggio graduale delle province dall'attuale stato a quello definitivo, e cioè la loro scomparsa. Infatti, lasciare tutto così come oggi e pretendere che con la bacchetta magica si passi alla loro eliminazione era un'utopia classica dei professori che hanno affiancato Monti. E così il governo Letta, molto praticamente, ha varato un decreto-legge che servirà proprio al passaggio graduale degli impegni delle province ad altri enti, regioni e comuni, consentendo così di gestire la fase intermedia. Adesso, più che mai, e cioè fino a quando questo decreto non andrà in vigore, il commissario Castelli deve prendere in esame seriamente ciò che abbiamo sostenuto noi di Puglia TV fin dal primo momento, e cioè da quando ha comunicato i tagli che servono per la Santa Teresa. Deve rinviare l'approvazione del suo bilancio preventivo, perché non sa ancora quali saranno gli impegni che la provincia dovrà tenere per sé e quali andranno delegati. Si sa, un decreto-legge va subito in vigore, ma potrebbe anche essere modificato in sede di approvazione, per cui il rinvio è d'obbligo nel suo interesse, ma anche perché è un fatto di diritto indiscutibile. E questo rinvio può essere utile anche alla Santa Teresa, perché magari senza alcuni impegni che potrebbero essere delegati per legge ad altri enti, i tagli potrebbero diventare più accettabili. Insomma, il commissario Castelli deve dimostrare di non avere a cuore solo la riduzione delle spese, scaricandole sui lavoratori, ma soprattutto la loro tutela. Tante volte questo risultato si può ottenere proprio prendendo tempo. In Italia funziona da anni in questo modo. L'assessorato alle attività produttive gestito da Raffaele Iaia porterà in consiglio comunale il prossimo 6 agosto due progetti interessanti. Uno relativo al famoso piano del commercio già avviato e mai concluso dall'assessore Baldassarre, e poi il progetto Startup che riguarda l'imprenditoria locale. Del primo progetto ne abbiamo parlato diverse volte, mentre del cosiddetto startup si sa poco o nulla. Si tratta di un'idea progettuale che fu lanciata da Francesco Cannaliere quando era assessore e che in sostanza si riallaccia anche a quanto detto da Consales in campagna elettorale sugli aiuti per i giovani. Il progetto prevede la messa a disposizione per i cittadini imprenditori senza limite di età di locali commerciali di proprietà comunale. Fin qui nulla di particolare, però se la gara se la giudica un giovane al di sotto dei 35 anni e che rientra nelle caratteristiche previste dalla legge per l'imprenditoria giovanile, per 3 anni potrà avere l'agevolazione di non dover pagare l'affitto. Si sa che proprio il canone di locazione è un peso non indifferente per chi avvia una nuova attività commerciale, per cui il vantaggio non è indifferente. Adesso però si può verificare che proprio questo vantaggio potrebbe alla fine rendere la gara non uguale per tutti, in quanto ad esempio chi sa di avere le caratteristiche previste e quindi di poter avere diritto a quelle agevolazioni potrebbe offrire un canone di locazione più alto per aggiudicarsi la gara. È vero che dopo 3 anni si ritroverebbe un importo più alto del normale, ma intanto nei primi anni ha risparmiato una cifra considerevole, che potrebbe assorbire la maggior somma indicata in offerta. Purtroppo è una controindicazione, che è il cosiddetto rovescio della medaglia. Se si vogliono avvantaggiare i giovani imprenditori, purtroppo non c'è altra strada, né si potevano riservare dei locali solo a loro, perché la gara sarebbe stata invalidata, poiché avrebbe creato una differenza tra i possibili partecipanti. Forse, andando un po' più a fondo, si potevano indire due gare differenti, una per tutti ed una successiva specifica per gli aventi diritto secondo la legge per i giovani imprenditori, solo per i locali che non erano rimasti liberi dopo la prima proposta comunale. Comunque gli uffici hanno scelto la prima strada, per cui almeno si comincia a fare qualcosa di concreto per coloro che vogliono iniziare un percorso professionale. Sì, è una delibera molto importante per la città di Brindisi, era pronta da diversi mesi, l'abbiamo rivisitata tenendo in considerazione un po' le varie esigenze della commissione, sia attività produttive che per quanto riguarda quella sulla programmazione economica e anche naturalmente quella del patrimonio immobiliare. C'è stato il consenso, diciamo, unanime, sia del centro-sinistra che della parte dell'opposizione, convergenza già su questa delibera che porteremo in Consiglio Comunale giorno 6, in cui prevede la possibilità a tutti i giovani da 18 a 35 anni di usufruire in modo gratuito dei primi 3 anni dei locali comunali. Naturalmente cominceranno a
pagare al 37esimo mese e loro potranno mettere qualsiasi genere di attività che noi daremo delle indicazioni con questa delibera, poi successivamente daremo il mandato naturalmente al dirigente di fare gli atti esecutivi. Questo è uno strumento molto importante che riusciamo, come si dice, ad affrontare anche noi nel nostro piccolo la crisi, perché il Comune naturalmente sappiamo che non è che abbia grandi disponibilità economiche per poter venire incontro, però abbiamo un patrimonio discreto, diciamo, che possiamo mettere a disposizione appunto dei giovani che con le loro idee, qualsiasi genere di idee che possa essere commerciale, creativa, innovativa, possano attuare dei progetti affinché loro si possano avviare senza grandi spese. Ci sono dei settori specifici o insomma è aperto davvero a tutti? No, stiamo lasciando aperti a tutti, naturalmente con il senso appunto di partecipazione più ampia e più innovativa. Non, come si dice, non vogliamo che si racchiuda solo a piccole attività commerciali di largo consumo, ma ci sia proprio la pluralità delle cose, proprio perché c'è la possibilità di diversificare non solo al centro ma in tutti i quartieri, in modo che ognuno ha la disponibilità, ripeto, anche perché questo rientrerà in un progetto molto più ambizioso e più grosso, quello che contestualmente quel giorno approveremo anche il piano del commercio per la città di Brindisi, e sono delle cose che camminano in modo parallelo e che sicuramente daranno un grande sviluppo alla città di Brindisi. È stato presentato presso l'Hotel Nettuno il nuovo movimento politico di centrosinistra Realtà Italia, che in Puglia ha come suo punto di riferimento il sindaco di Bari Michele Emiliano, che ha nominato come commissario cittadino di Brindisi Teodoro Mauro. Tra gli obiettivi del movimento, l'abbattimento della povertà, soprattutto nel territorio locale. Gli obiettivi e le sfide sono le esigenze dei cittadini, a partire dai brindisini. Realtà Italia si picca di essere un movimento politico un po' diverso sui generis, è molto votato all'attenzione del disagio sociale, alle povertà e alle indigenze che tenderanno a crescere purtroppo sempre di più in questo clima di grande crisi, e una lotta senza quartiere agli sprechi e alla burocrazia. Questi sono i capisaldi di Realtà Italia in tutta la Puglia, il Mezzogiorno, in particolar modo stamattina a Brindisi. Beh, un mostro tentacolare dove abbiamo, come dire, dichiarato il nostro dolore, quello dei tanti cittadini, poteri sovraordinati e inquietanti da parte di Equitalia, tanto è vero che Realtà Italia, per tramite della mia persona e del consigliere Bucoliero, porterà in consiglio regionale il tema della riscossione dei tributi, atteso che Equitalia incassa cospicue somme da parte della Regione Puglia. Allora, intanto il nostro impegno parte dall'ascolto del cittadino, intercettare non soltanto, perché è troppo facile e demagogico, intercettare lo scontento, perché è sotto gli occhi di tutti una crisi a livello mondiale. Io non voglio fare diciamo, lezioni di macroeconomia, però conosco bene la realtà del territorio ed è una realtà che ha bisogno di risposte immediate. Il cittadino ormai è stanco della politica parlata, urlata, delle contrapposizioni. Ha bisogno di essere ascoltato e quindi parte tutto dall'ascolto del cittadino. Il cittadino deve interfacciarsi con il referente locale, per cui dobbiamo essere impegnati su questo fronte, ascoltare di più e parlare di meno. In tal senso organizzerete dei convegni, degli incontri con la cittadinanza? Certamente, saremo molto presenti nel tessuto cittadino con varie iniziative che poi organizzeremo di volta in volta con i nostri diciamo, referenti nazionali. L'obiettivo concreto è intanto, come diceva giustamente il nostro portavoce nazionale, di abbattere la povertà. Abbattere la povertà quindi significa dare una risposta concreta, ascoltare e cercare di creare le condizioni per cui il cittadino non debba andare più ad elemosinare un posto di lavoro per sua dignità. Quindi creare le condizioni perché questo possa diciamo, avvenire. I gruppi ambientalisti brindisini, tra cui Lega Ambiente, si oppongono alla scelta avanzata in giunta regionale di contrapporre al sito di San Foca un sito nel territorio brindisino per l'approdo del gasdotto sottomarino proveniente dall'Albania. In tal senso richiedono un incontro urgente con la regione per discutere di eventuali alternative. Sì, spero che sia l'unica posizione chiara, che sia veramente chiara, perché adesso non si capisce più perché mai la regione abbia dovuto indicare un sito.
costruito a 50 km da quello iniziale come soluzione ad una posizione lecita delle popolazioni delle Cese. E allora a questo punto, visto la confusione che regna in questo campo, occorre una riflessione, una discussione allargata, complessiva su tutte le opzioni possibili, opzioni che comportino anche quella cosiddetta zero, nel senso che potrebbe andare bene a Melendugno, potrebbe andare bene a San Foca, potrebbe andare bene a Brindisi, ma potrebbe anche andare bene non farlo proprio, perché non si capisce bene quali siano le esigenze impellenti che obblighino ad avere altro gas sul territorio brindisino. Come abbiamo detto e come tutti sanno, non siamo certamente scevri da problemi di altra natura, quindi tutto questo non ci garba assolutamente. Quali le azioni che intendete intraprendere? Beh, intanto di rivedere l'intero progetto, una discussione con la regione, con la società interessata, per discutere appunto sulle soluzioni da intraprendere. Io ricordo che la TAP venne a Brindisi, ebbe un colloquio con noi, con le associazioni, e fu scartata l'ipotesi della società di approdo a Ponta Penne. La società, la TAP, escluse la nostra soluzione, cioè all'interno del petrolchimico, e qui non se ne fece niente. Non si capisce come mai Brindisi sia tornata alla luce. Cerimonia di inaugurazione sabato sera della mostra Mercato d'arte moderna e contemporanea Le vie dell'arte, allestita nella splendida cornice della Casa del Turista in Viale Regina Margherita e organizzata dalla Bottega dell'Arte Eredi di Vito Pati, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Comunale e in collaborazione con l'associazione Rassegna Azzurro Salentino. Sì, una mostra importante patrocinata dall'amministrazione comunale. E la Bottega dell'Arte, bisogna ringraziarla in quanto è stata promotrice di questa mostra, dove saranno esposte molte di opere di diversi artisti del Salento, dell'Italia, per cui credo che sia una mostra da visitare in un bello scenario come quello del lungomare nella Casa del Turista, e con questa bellissima cornice, altro che quadro per caso di dire, quindi credo proprio necessario da parte dei cittadini dare un'occhiata a questa bella mostra. Ultimo giorno, domani domenica 28 luglio, dell'undicesima edizione del Festival itinerante Salento Finibus Terre, Film Festival Internazionale Cortometraggio. Grande evento nella splendida location di Borgo Egnazzi a Savelletri, Fasano, con la serata a inviti e la proiezione del lungometraggio Viaggio Sola, alla presenza della regista Maria Sole Tognazzi e del cast, tra cui Margherita Bui, recentemente premiata con il David di Donatello, Alessia Barela e Fabrizia Sacchi. Dopo le Fate Ignoranti e Saturno Contro, il grande ritorno della coppia Bui Accorsi, qui diretti in un film che mette al centro un'inedita figura femminile, il temutissimo cliente in incognito che annota, valuta e giudica gli standard degli alberghi di lusso, alle prese con l'amore, l'amicizia, il lavoro, la famiglia e il dubbio che la libertà confini con la solitudine. Il film, girato in gran parte proprio nella cornice bianca di Borgo Egnazia, ha ricevuto il consenso di pubblico e critica e sarà oggetto di un remake a Hollywood, come annunciato proprio dalla regista figlia di Ugo Tognazzi. A seguire la cerimonia di premiazione dei migliori cortometraggi della sezione Relove, le commedie da amore e Corto Italia. Durante la serata sono stati consegnati dei premi ed omaggi dalle tenute Rubino e dall'azienda di cosmetici Eufirda. Viaggio Sola, racconta la regista, è la storia di una donna che ha passato i 40 anni, che non ha figli né un lavoro stabile, ma non si sente per questo una fallita, anzi è pienamente soddisfatta. In poche parole, un concetto quasi rivoluzionario, perché se una donna a 40 anni è ancora sola, non ha avuto figli e non si affanna per averne uno, anche a costo di trovare l'uomo sbagliato o un anonimo inseminatore, se questa donna ha un lavoro che ama, ma che le ha impedito di costruirsi un nido, una famiglia, state pur certi che tutti intoneranno la litania funesta che l'accompagnerà per il resto dei suoi anni. Sbrigati a trovare un uomo e a fare un figlio, perché questa sembra essere l'unica ricetta per la felicità. La caratteristica di questo festival indipendente, dichiara Romeo Conte, è quella di accogliere in terra di Puglia tutti gli operatori del cinema ospitandoli in luoghi di grande suggestione e tradizione, oltre a proiettare nelle piazze il cinema dei nuovi talenti di oggi e di domani.
Serata all'insegna della musica sabato, nell'ambito delle iniziative promosse in occasione della F2 Brindisi World Championship 2013, Live Music Rewind sulle scalinate virgiliane e a seguire in piazzetta Dionisi speciale DJ set con Filippo Nardi.